Amici di Motori Online, sta per partire la parata dei presidenti, però noi non abbiamo ancora finito di scoprire tutte le cose che ci propone il MIMO 2021. Un'altra grande novità che è stata presentata davvero da pochissimo è la nuova Cupra Born. Di cosa si tratta? Beh, qui siamo all'anteprima mondiale perché è la prima volta che viene presentata al pubblico e Cupra lo fa in Italia e a Milano. Parliamo della prima vettura elettrificata di Cupra. E elettrificazione ma anche performance, perché i progettisti sono riusciti a lanciare un'auto che racchiude in un design unico e la tecnologia a emissioni zero, ma con un grande attenzione nei confronti delle performance, sia a livello telaistico che a livello di prestazioni pure. La versione e-Boost arriva a 231 cavalli e soprattutto fa 540 km in modalità elettrica. I materiali mantengono la promessa della sostenibilità ambientale, perché oltre ad avere emissioni zero, tutti i materiali di quest'auto sono riciclati, per cui c'è stata una grande ingegnerizzazione anche nei confronti proprio della sostenibilità ambientale. Fatto però con il design Cupra, quindi con una personalità unica che non tradirà sicuramente il target di quest'auto. Tra l'altro non c'è solo la nuova Born qui per Cupra, ma c'è anche la Formentor in una versione particolare. Sì, al momento è la versione che sta raccogliendo il più alto numero di contratti. Parliamo della e-Hybrid, quindi la versione ibrido plug-in. Qui siamo con Formentor Veloz, la VZ, con 245 cavalli e la possibilità di utilizzarla non solo con la modalità ibrida, ma anche completamente in modalità elettrica. Benissimo, grazie infinite. Grazie a voi.